Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Franco Laratta che oltre ad essere giornalista è scrittore di un bellissimo libro, si chiama Vantati Vinne, La Calabria che non si arrende. Già il titolo la dice lunga perché all'interno di questo libro ci sono delle storie di persone calabresi, persone che non si sono appunto arrese ma hanno fatto della loro passione, dei loro sogni un lavoro. E quindi chiediamo proprio a Franco la motivazione che lo ha spinto a scrivere questo libro, a raccogliere queste storie e soprattutto se c'è stato un seguito, come veramente già so, non solo nelle scuole ma in giro per la Calabria e non solo. Sì, il libro diciamo che ha avuto un successo inatteso di queste proporzioni. Oggi a Cleto io faccio la 40ª iniziativa di promozione del libro, che è una cosa senza precedenti, e c'è tutto febbraio prenotato. E poi le scuole, il fenomeno delle scuole, tanti licei, tanti istituti scolastici, adesso ce ne sono ancora altre da fare. Ma perché? Perché credo ci sia voglia di sentire qualcosa di positivo. Io racconto storie non di una Calabria che si piange addosso, che è un mare di problemi, come ce l'hanno tante, tante regioni italiane, come ce l'ha il sud da sempre, anche altri paesi. Però è una Calabria che sotto nasconde un fermento enorme, tante iniziative, tanti giovani che si impegnano. Questi che io racconto qui in fondo sono tutti artisti, perché il giovane contadino di Lorenzo Pupo che lascia Londra per tornare in Sila è un artista. Caterina Ceraudo, che è una delle chef più brave d'Italia, secondo Michelin, Stella Michelin, è un artista, ma come tutti quelli, l'allevatore, il ballerino, lo scultore, il fotografo, guardate questa copertina, no? Cioè, sono ragazzi che da una passione, da una voglia di affermare i propri talenti, sono diventati in fondo imprenditori, perché questi ragazzi ce la stanno facendo, stanno costruendo una prospettiva, stanno dando un futuro alla Calabria ed un messaggio ai giovani calabresi, che qui ci può essere futuro, non andiamocene, non abbandoniamola questa terra, perché qui noi dobbiamo ricavare il nostro futuro e dobbiamo continuare la storia di questa bellissima terra. Il filo conduttore di questo racconto, di questi racconti, sono sicuramente la voglia di rimanere, prima di tutto, e la voglia di mettersi in gioco, anche in un territorio che spesso viene descritto come difficoltoso. La gente va via, la gente scappa. Invece il coraggio di rimanere qui, parlavamo per esempio prima di questo ragazzo invece che ha deciso di fare, e non è scritto nel libro, però chissà, le patatine ad esempio... tipiche calabresi della Sila, sono tutte comunque good news, come le chiamerebbe Milena Gabanelli, che ci fanno ben sperare, ci danno la possibilità di ispirarci, quindi modelli positivi di cui la Calabria ha bisogno, ne avrebbe bisogno tutta l'Italia, ma la Calabria ne ha ulteriormente bisogno. La domanda che ti voglio fare, Franco, andando nelle scuole in giro, qualcuno ti ha detto ma non ci aveva pensato nessuno, eppure c'è gente che ci ha pensato. Sì, è una cosa che chiedono i ragazzi alle scuole, poi si apre anche un bel dibattito. Sono ragazzi che vivono sotto una forma di depressione, una depressione psicologica, cioè una paura del futuro. Il fatto di immaginare che non ci sia un futuro ai ragazzi li deprime, sono un po' vittima di questo clima. Allora, tu quando gli racconti, io porto spesso anche i ragazzi, i protagonisti di questo libro, gli fai vedere che sostanzialmente da soli, anche con pochi mezzi, questi ragazzi ce la fanno. Il ragazzo che dicevi tu prima, Antonio Paese, sarà, siccome avrà un seguito, Vantati Vinne, perché diciamolo, perché intanto sta esaurendo le copie, ma poi nel frattempo sono venute fuori storie bellissime, io lo devo riscrivere e raccontare altre 20 storie, quindi vedi com'è ricca la Calabria, quante ce ne saranno ancora. Ma Antonio Paese ha, come dire, fatto un colpo pazzesco raccontando in 20 righe questo ragazzo che in Sila le patate, che sono i GP, sono un gioiello di bontà conosciute in tutta Italia, non erano state trasformate finora. C'era, qualcuno l'aveva detto, un ragazzo di 25-26 anni con pochissimi mezzi tira fuori questa patatina, che sono buonissime, diverse da quelle che noi immaginiamo. Io la racconto in una pagina Facebook e ottiene 900.000 visualizzazioni.
centinaia di richieste di vendere il prodotto, cosa significa? Significa che c'è voglia di vedere qualcuno che ce la fa, c'è voglia di sentire una notizia positiva, c'è voglia di avere speranza. Ecco perché diciamo che noi dobbiamo continuare tutti a raccontare la bellezza di questa terra, che non è e non può essere solo mafia, solo corruzione. Noi abbiamo l'identica percentuale di mafia, di corruzione, di illegalità che c'è ad esempio a Milano. La mafia, l'andrangheta hanno conquistato il Piemonte, la Lombardia. Perché quelle non vengono considerate città o regioni mafiose? Perché siamo solo noi? Perché è facile parlare male di questa terra? Perché noi siamo anche, non ci siamo abituati, stiamo accettando senza reagire. Invece no, c'è una Calabria viva, c'è una Calabria per bene, una Calabria che produce, una Calabria che vuole essere un modello, te lo dicevo, un modello positivo di sviluppo e di crescita ordinata. Noi non possiamo inseguire il modello di Milano. Noi vogliamo inseguire il modello della Calabria, fatto di cose semplici, di cose che hanno una lentezza, di cose che sono genuine. Non a caso qui sono nate la cucina mediterranea, sono nate le cose più buone di questo paese. Quindi, amici di Liberi TV e non solo, acquistate Vantativin, la Calabria che non si arrende, di Franco La Ratta, e poi ascoltate insomma quello che sarà il prosieguo di questo libro, perché come diceva appunto Franco non sarà l'unico, perché ci sarà sicuramente un seguito, e ispiratevi anche voi, perché in fondo non esiste soltanto il sogno americano, a questo punto potrebbe essere il sogno calabrese.